Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi siamo qua con un video extra! Ebbene sì, sto facendo questo video per ringraziarvi di tutto quanto il supporto che avete dato al canale in questi giorni! Non ho seriamente, in questi giorni avete supportato alla grande questo canale e volevo farvi appunto questo regalo. Spero che vi piace, spero che possiate divertirvi! All'interno di questo video andremo a vedere ancora una delle novità di Ice Cream 8, ossia la personalizzazione! E quindi andiamo subito in partita, ma come al solito lasciate qui sotto tantissimi like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva e ci tenevo a ringraziare Benedetto Dieghi per aver fatto la donazione al canale. Grazie mille davvero tanto per il grande supporto. Ma adesso direi di partire. Cominciamo. Guardate qua, infatti, che cosa c'è. C'è il pulsante personalizzazione e possiamo scegliere appunto se vogliamo personalizzare sia i personaggi, sia Rod, sia le trappole, eccetera, eccetera. Quindi direi di attivare la personalizzazione di tutti quanti. Guardate qua. Charlie, Jay, Mike, Liz, insomma, pure le trappole. E infine abbiamo pure Rod, dove c'è la skin con il pigiama. Rod con il pigiama abbiamo qua. Ma che roba! No, vabbè. Purtroppo non c'è la skin di Sister Madeline perché non abbiamo raggiunto il numero di preregistrazione adatto per sbloccare quella skin. Spero che in futuro i Playerians possano aggiungerla, perché io veramente sono molto curioso di vedere come sarebbe stata la sua retta qua con la nuova skin. Va bene, dai, andiamo qua in partita, tocchiamo continua. No, giochiamo almeno in facile. No, no, mettiamo proprio normale. E come zona per il momento selezioniamo laboratorio. Così vediamo pure Rod con la sua nuova skin. Ok, trova il generatore, eccetera, eccetera. Guardate qua, infatti, i personaggi sono cambiati. Allora, Mike indossa il casco, quello che aveva pure nel terzo capitolo. Liz è tipo, cos'è? Degli occhiali da sole, il cappello da pittrice. Così, è diventata la pittrice. E infine abbiamo qua un Jay con gli occhiali da sole e con una bandana. La cosa bella è che quei personaggi parlano, no, mentre siamo qui a fare le cose. E purtroppo non posso farvi vedere Charlie per il momento perché sto giocando come lui. Ma vuoi pure fare un altro esperimento? Cioè, se io prendo qua una di queste armi, posso usarla con i personaggi, tipo Mike, vediamo. No, non succede niente. Sono invulnerabili, sono immuni ai colpi. Ma dai. Invece contro Liz fa qualcosa, contro niente. Vediamo invece qua lo shotgun. No, vabbè, questo. Però qua si chiama fucile Frost, quindi non è che lancia qualcosa. Cioè, questo qua congela a distanza, tecnicamente. Perché se si chiama fucile Frost, niente. Resta così. Niente di niente. Direi a questo punto allora di uscire e proviamo appunto a vedere come è diventato Rod con la nuova skin. Soretta, siedi qua. Eccola qui, Sister Madeline. Ma che bello vederti, ma io ti shotto a distanza, prendi qua. Do pure le trappole. Ah, scusate. Ah sì, eccola qua, la trappola nuova. No, c'è la skin nuova. No, non c'è la nuova skin della trappola. Vabbè, tanto dopo devo uscire dalla partita, quindi devo cambiare personaggio. Però, possibile che non l'ho selezionata. Eppure io mi ricordavo di averla messa, la skin della trappola. Vabbè, lasciamo perdere, va. Andiamo a raggiungere Rod, così vediamo come il nostro caro gelataio con il pigiama. Almeno qua all'interno di questo gioco, diciamo che non c'è il doppio nemico in contemporanea. Tipo Rod si trova soltanto dentro il laboratorio. All'esterno c'è soltanto Sister Madeline e invece nella zona del museo c'è soltanto Boris. Poi vabbè, ci sono pure gli altri nemici secondari, come ad esempio il coccodrillo e anche Meti. Vabbè, lasciamo perdere. E i mini Rod, però non ci sono le skin dei mini Rod, quelle non le hanno messe. Vabbè, non importa. Entriamo dentro e cara Meti, una bella sorpresa per te. Vieni qua, Meti cara, vediamo se posso shottarla. Fa niente, sta qua. Cioè, ti shotto in faccia. Posso distruggerla in qualche modo. Vorrei dire, ma Meti è un personaggio inutile all'interno di sto gioco. Sta soltanto qua. Sta ferma, non si muove neanche, gira soltanto la testa e ci spara a distanza, ma pure molto in ritardo ci spara. Cioè, guardate, ho subito il tempo di girarmi, di andarmene via, è pure molto lenta. Io spero che in futuro Meti possa avere un ruolo maggiore, perché qua di ruolo non ne ha proprio. Cioè, è inutile qui Meti. Rod in pigiama, siedi qua. Proviamo a vedere se lo troviamo da questo lato. Eccolo qua, Rod con il pigiamino. Ma buonanotte, Rod. Ma che bello. Via. C'è già un'allarme che suona. Intanto un Rod che ci insulta. Ma hanno messo un botto di voce a Rod, mini Rod. Posso metterlo fuori uso? Ah no, si è già messo fuori uso da solo il mini Rod.
Vediamo, Parad, prendi qua. Via! Tra 60 secondi. Ah, dura così poco. Cioè, dura così tanto l'effetto. 60 secondi. Ma io volevo vedere la skin. È caduto proprio sul lato sbagliato. Vabbè, sta dormendo. Almeno ha il pigiama per dormire. Buonanotte, Rod. Buonanotte, sogni d'oro. Poi voglio pure provare le trappole, però... Non ho cosa, mi ha preso Meti. Dicevo, voglio pure provare le trappole, però qua mi dà la trappola quella... basta, Meti! Fammi muovere, non mi dà neanche il tempo. Ok, ok, perfetto, ce l'ho fatta subito. Dicevo, voglio pure provare le trappole, quindi direi di fare una cosa, va? Direi di uscire, cambiamo personaggio, così vediamo pure come è fatto Charlie con la nuova skin. Quindi esci dal gioco, va? Usciamo fuori, poi vado a vedere se sono state attivate queste trappole, perché mi sembra veramente molto strano. Mi sembrava di averle attivate, però comincio ad avere qualche dubbio. Andiamo qua su personalizzazione e ci sono le trappole. E perché non è attiva la trappola del coso? Ma dai, niente, forse c'è qualche piccolo bug. Io tra l'altro ho ancora la versione quella prima del Play Store, quindi può darsi che anche la mia versione sia buggata, eh. Non escluso che io abbia qualche bug. Direi allora di fare come altro personaggio. Scegliamo, già non lo posso scegliere in realtà. Quindi posso scegliere Mike. Tocchiamo continua. Sempre gioca. E come luogo questa volta mettiamo... Ma sì, dai, mettiamo il museo, perché voglio pure provare ad usare l'arma per congelare, sia con Sister Madeline e anche con Boris. Ecco qua, vediamo com'è Charlie. Quindi prendiamo quella pistola Rod e vediamo se possiamo congelare i personaggi. Vai qua, Rod, voglio dire Charlie, ti congelo. Non si fa niente, tu invece ti fai qualcosa. Neanche lui. I personaggi sono invulnerabili a ste trappole, a ste armi. Usciamo fuori e proviamo qui l'arma per congelare con Sister Madeline. Vieni qua, soretta, che adesso ci penso io. Congeliamo qua. Il bello è che no... Mi era preso un corpo. Stavo dicendo, il bello è che hanno messo a Sister Madeline le stesse voci di Vonnan 2. Infatti ad un certo punto dice, Gammy, sei tu? Cioè Gammy non c'entra proprio niente, non c'è proprio Gammy. Si vede che forse in qualche futuro che noi non sappiamo Sister Madeline ha fatto tornare in vita Gammy. Posso congelarla anche se è così sdraiata che dorme? No, non posso farlo, non si può congelare. Va bene, dai, andiamo direttamente da Boris, perché voglio provare quest'arma con lui. Boris, è tuo caro, preparati. Invece col coccodrillo funziona, aspettate. Io con lui non sono riuscito a far funzionare nessuna arma, quindi voglio provarci. Niente, non va con il coccodrillo. Sì, funziona anche con lui, guardate. Ah, no, però si scongela subito. È poco tempo, quindi niente, per prendere la chiave del coccodrillo bisogna per forza trovare le uova. Altrimenti niente, non ce la facevo proprio con i tempi. È impossibile prendere quella chiave se il coccodrillo non va a covare le uova. Vabbè, ma pure voi personaggi, ma ci mettete così tanto per prendere una chiave? Si vede che forse è stata legata così forte, quindi i personaggi hanno bisogno del tempo per poterla slegare. Questo potrebbe comunque spiegare un po' la situazione. Però insomma, tutto sto tempo per una chiave. Va bene, dai, entriamo qua dentro e proviamo l'arma con Boris. Vieni qua, Boris, che adesso ci penso io a te. Ho qualcosa di bello da portarti. Vieni qua. Guardate qua, è stato congelato. Possiamo congelare Boris. Sì, ma si scongela subito. Dura veramente poco con Boris. Boris è l'unico modo per distruggerlo, appunto fargli la trappola, quella del generatore. Altrimenti non c'è proprio modo di metterlo fuori uso. Vieni qua, Boris, che adesso ci penso io a te. Invece con i mini rod, non l'ho provato con loro. Vieni qua, mini rod, che ti congelo. Vediamo se Boris... Sì, guardate, ho schiacciato il mini rod congelato. Ma che roba. Va bene, dai, direi di fare qua ultimo personaggio, così vediamo pure un'altra trappola. Chi possiamo scegliere adesso? Ma sì, proviamo Jay, no? È l'unico posto dove però possiamo usare Jay è soltanto nella stanza di controllo. Poi per il resto del gioco non possiamo più usarlo. Ma caro Jay, vabbè, tocchiamo qua, andiamo in sala di controllo e vediamo la trappola di Jay all'interno di questo posto. Schippiamo il filmato, così andiamo subito qua in partita. Ed eccoci qua. No, niente, le trappole a quanto pare non funzionano con tutti. Con alcuni vanno, con altri no. Devo capire un po' bene come funziona sta roba. Però vabbè, è divertente vedere qua i personaggi tutti quanti vestiti allegramente. Vabbè, dai, io direi di fare una cosa. Magari ci aggiorniamo per il prossimo video, anche perché molto presto andremo a raggiungere... Anzi, lo faccio vedere adesso direttamente. Va, usciamo dal gioco. Sì, tocchiamo. Esci. Facciamo qua una partita proprio al volo. E faccio vedere appunto il posto che andremo a raggiungere molto, molto presto nel prossimo video. Quindi restate sintonizzati. Andiamo qua, come zona, scegliamo la casetta di Joseph. E si va in partita.
Ok, siamo dentro il garage, ma guardate qui sopra che cosa c'è, vi faccio subito vedere. Ovviamente il gioco è ancora incompleto, ci sarà una seconda parte nel prossimo aggiornamento, ma qui sopra c'è un piano superiore. Tenetevi pronti perché nel prossimo video lo raggiungeremo e scopriremo insieme che cosa c'è realmente. Vedi che dire, per il momento potete finire quel video, fatemi sapere qui sotto i commenti cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre vi auguro buona giornata, buona serata, buonanotte. Ciao a tutti e buon panino a tutti!